tratta di un'iniziativa molto importante perché al di là del numero delle unità immobiliari che si avviano per l'asta e del valore ovviamente di mercato, si tratta del primo passaggio con uno strumento agile, efficace e diretto per valutare il processo di disinvestimento delle 850 unità residue che sono ritornate al patrimonio dell'INAIL per effetto delle procedure SCIP. È molto importante perché noi saggeremo l'effettiva efficacia di questo strumento anche per le successive attività di disinvestimento. Le politiche dell'Istituto, come insomma, è noto, sono abbastanza articolate, è un istituto interessato ai processi di acquisizione di immobili interessanti che diano un reddito certo, deve anche considerare le forze in campo e la necessità di concentrare le proprie risorse in iniziative che effettivamente siano gestibili. Per quanto concerne il patrimonio che avvieremo a disinvestimento, si tratterà di un, diciamo, di un patrimonio che già valutato e che ci consentirà anche di recuperare risorse per investimenti più produttivi e più gestibili nella logica dell'Istituto. Il patrimonio immobiliare rappresenta proprio la vita dell'ente, nel senso che è oggi l'elemento principale che garantisce la tenuta delle riserve tecniche. Con la realtà normativa degli ultimi anni adesso molto si sposterà dal punto di vista dell'investimento immobiliare, cioè se lei pensa che sui 1,2 miliardi del piano di investimenti 2014 circa 480 milioni saranno destinati alla società di gestione del risparmio Invimit, vuol dire che quello che è un asset immobiliare diventa una quota di acquisto di un fondo immobiliare, quindi vuol dire che da tenuta delle riserve tecniche quasi interamente garantita tramite investimenti immobiliari o tramite purtroppo l'enorme liquidità che giace in tesoreria di Stato, adesso avremo una quota di investimenti che viene garantita attraverso la sottoscrizione di quote di fondi, quindi da investimenti immobiliari a investimenti immobiliari. Certo, è chiaro che con un patrimonio di 4,3 miliardi e con un reddito che va certamente aumentato, con rendimenti che vanno implementati, cioè continua a essere una delle politiche principali dell'Istituto, a cui ha prestato molta attenzione e ha messo in campo strumenti di gestione e di conoscenza che erano impensabili fino a qualche anno addietro.